Continuiamo la nostra navigazione sui siti istituzionali dei comuni alla ricerca di documenti che indicano la corretta applicazione della legge sulla trasparenza amministrativa. Visitiamo il sito web del comune di Rocca di Caprione. Una pagina ci invita a scegliere la sezione delibere. Troviamo in indice le delibere di giunta, ma non quelle del consiglio. Le delibere di giunta sono visibili integralmente come allegato all'oggetto. Non esiste ad oggi altro atto amministrativo pubblicato in pubblicazione. Nel sito di Gioiosa Marea troviamo la voce trasparenza sulla retribuzione dei dirigenti e possiamo leggere il curriculum vitae del segretario e la sua retribuzione annuale. Nell'albo pretorio del comune di Prolo le delibere di giunta sono integralmente riportate e visibili. Nei comuni citati le delibere pubblicate si riferiscono all'anno 2010, quelle precedenti non sono state messe in rete. Nel sito di Santo Stefano di Camastra troviamo nella voce Operazione Trasparenza il curriculum vitae del segretario comunale e una tabella con il monitoraggio delle assenze per settembre 2009. Nell'albo pretorio, sempre del comune di Santo Stefano, è possibile in tempo reale consultare le delibere di termine, con accesso libero, dicono loro. Alcuni comuni, come Pieve Emanuele, ha inserito nel sito anche il trattamento economico dei dirigenti, compreso il segretario comunale.